Belli regà, innanzitutto volevo ringraziarvi per i 10.000 iscritti, come già detto sono veramente veramente tanti, sono felicissimo del supporto che mi state dando, vi ringrazio veramente veramente di cuore e scusatemi se non sono riuscita a rispondere a tutte le domande, ma erano veramente veramente tante, ma non preoccupatevi perché comunque usciranno altri FAQ in futuro e cerchiamo di far arrivare questo video a 2.000 mi piace entro venerdì, se volete subito uno speciale veramente veramente epico. Polliciate, ragazzi, buona visione. Otro doppio quick! Legend Graphics mi chiede: Fuck, come mai la K prima del nome Bella Frene continua così? Bello, frate. E niente, la K prima del nome, cioè, io nasco come Frenesi, cioè il nome è Frenesi, però la K prima del nome perché non sapevo, regà, che mette, cioè, quindi ho detto, vabbè, spizziamoci sta K. Ottaviano Balan chiede: Fuck, quando provi i trick fai una faccia bellissima. Ah, da quando questo tic ti viene spontaneo farlo, manco te ne accorgi. Bella fre. Bello frate. E niente, quando ho registrato l'FFA Bills l'altro giorno me ne sono accorto solo in quel momento la faccia che facevo, perché prima non me ne ero accorto. Mi viene spontaneo, spero che non vi dà fastidio, che comunque almeno riesco a contenermi un po' io. Se non sniper chiede: Qual è stato il tuo primo COD e quando hai iniziato a giocarci per la prima volta? E che impressione hai avuto al riguardo? Bella fre. Bello frate, il mio primo COD è stato MW2 e ho giocato tipo le missioni speciali. Mio zio mi ha fatto conoscere l'online di quel gioco e poi da lì è nato tutto, 2v3. Zio già chiede: Vorresti portare più in avanti qualche gioco che non fosse COD? Come ho detto nel video, nel primo video, regà, cioè oltre a COD comunque porterò altri giochi. Mo' a breve credo che porterò le corse su GTA con tutti i negri e altri giochi comunque che usciranno. Adesso non so quali di preciso, poi dopo ci aggiorneremo. Ambitius chiede: Fa che quando vi siete visti per la prima volta tu e gli Stalloni, come è stato incontrare amici di videogiochi? Bella. Allora, innanzitutto io non li definisco amici di videogiochi, regà, perché ormai comunque penso che persone che conosci da 7 anni li reputi amici, se non migliori amici, appunto. E ci siamo visti per la prima volta dopo 2 anni e mezzo, che 2 anni e mezzo, 3 che ci conoscevamo. Sono venuti a casa mia Zano e Gianmarco. Cioè, il Ciacrone purtroppo, regà, ancora non l'ho visto e spero di incontrare tutti gli altri al Games Week o altre fiere che comunque ci saranno. Allora, qua ci chiedono: Ask doppio quick, Frenesi, tornerà il King delle bestemmie sul tuo canale? Guarda, raga, penso che video del genere usciranno, perché già questi giorni sto provando a registrare altro e mi sta salendo veramente il crimine. Quindi, non so, scrivetemi nei commenti se volete appunto che metti i pezzi, diciamo, in cui sclero violentemente. Giampaolo Mele: Fuck, hai intenzione di prenderti un microfono buono? Frate, il problema è che il primo video che ho fatto me l'ha registrato col microfono della web, forse anche il secondo, perché sennò io questo pisellone abnorme, lo vedete, il Blue Yeti, e non so, cioè, credo che sia uno dei più buoni in circolazione ora, quindi. Crasher chiede: Fuck, sarai a Romix quest'anno? Bella fre. Sì, bello frate, ci sarò. Vado a casa dello Zanone matto e poi dopo da lì andiamo a Romix, quindi io ci sono. Bello sì. Mattia Galimberti chiede: Perché sei così storto sulla sedia? Bella fre, salutami. Bello bro. E niente, sta sedia fate conto che c'ha, non so, 30.000 king delle bestemmie sopra e in più, regà, tipo dagli annali che c'ho, cioè veramente da tanto. Infatti mo a breve me la cambio, quindi non preoccupatevi. Ace Gaming ci chiede: Accetteresti la proposta di partecipare a un ipotetico King delle Bestemmie 7 sul canale di Stallion se Blur te lo chiedesse? Pure che penso di sì. Comunque il King delle Bestemmie, come ha detto pure Giammo, non è una cosa programmata, cioè è una cosa che viene così spontanea, cioè non, quando meno te lo aspetti, quando appunto provi a registrare un video
avviene. Poi penso che se facciamo King delle bestemmie insieme ci viene i caramba sotto casa. Squidi ci chiede: quando eri piccolo avevi già le idee chiare sul sogno che da grande avresti voluto realizzare? Guarda bro, quando ero piccolo volevo fare l'ingegnere, quindi direi che siamo proprio da un'altra parte. E comunque sì, non avrei mai pensato che sarei arrivato qui, però non rimpiango nulla perché comunque ho conosciuto persone fantastiche, quindi tac. Ultima domanda, Red ci chiede: cosa ne pensi di YouTube Italia in generale? Guarda, io tralasciando tutto quanto, quello che succede, quello che è successo, penso che se le persone si mostrassero ai fan, al pubblico, come sono realmente, sarebbe un mondo migliore proprio in generale, quindi non credo raggiungere altro. Raga, spero che sto fuck vi sia piaciuto. Volevo ringraziarvi tutti per i 10.000 iscritti già raggiunti. Per me è un traguardo davvero importante. E raga, vi lascio in descrizione il link di Telegram e di Facebook per rimanere aggiornati. Perché se io appunto, raga, ancora non c'ho in mente in testa il video da fare, magari appunto per venerdì, qui sotto trovate appunto tutti gli aggiornamenti vari, soprattutto su Telegram. Quindi raga, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Belli!